Ragazzi, eccoci ritornati. Credo che abbiamo visto abbastanza. Con noi c'è il creatore di questo gioco. Non ha creato solo questo gioco, ma ha creato anche altri bellissimi capolavori. E questo è uno dei suoi grandissimi capolavori. Io mi sono già scaricato. È un gioco fantastico, un gioco basato su Godrake. È un gioco che ha tutti gli effetti, anche le voci originali italiane e anche la sigla, un super gioco, e ce lo presenta proprio lui. Ciao Gino! Ciao, buonasera. Aspetta che ti faccio condividere, tu a me non mi puoi vedere, mi puoi solo vedere da... Condividi la live su Discord, Danka, così lui ti vede e vede un attimo anche la live. Ok, aspettate, aspettate però, aspettate. Dove è Discord? Eccolo qua. Aspetta che ti condivido. Ma la vedrà un po' in ritardo, perché io questo solo... Anzi, gli faccio... così in te. Anzi, faccio così, guarda, così la vedete un po' più grande. Intanto Gino, ti salutano dalla chat, ti saluta sì. Briegel, ti saluta Alex di Sala Giochi, Joman. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. No, no. Andiamo a continuare a vedere il video. Che devo fare? Guarda in diretta, vado su guarda in diretta. Sì, sì, guarda in diretta, così vedi quello che stanno. E così puoi vedere anche la chat. Però la vedrai un po' in piccolo. O se vuoi ti mando, ecco. Ti mando il link del canale e la vedi direttamente da lì la chat. Come vuoi tu? A me non cambia nulla, tanto. A te, a Oeri, se puoi mandargli un po' il canale, perché così non spostano i volti tutto. Il link del nostro canale. Perché così i messaggi non li leggo, vabbè, al limite poi me li dici tu. Ok. Ma ragazzi, vi presento Gino. Gino è... se ci puoi dire qualcosa tu su quello che fai e che hai creato. Sì, vado? Se puoi presentarti sì, prima. Sì, allora, vabbè, mi chiamo Gino Sodrano, sono di Napoli. E niente, coltivo una delle mie passioni più grandi, insomma, è realizzare i videogiochi, tutto quello che io amavo da bambino, i nostri sogni da bambino, cercare di portarli in videogiochi. Ecco qua, ho cominciato con i flipper virtuali, ce ne sono tipo una quarantina di tutti i telefilm anni 80, dei nostri mitici robottoni, dei cartoni e quant'altro. Con l'emulatore Future Pinball, quindi molto semplici da avviare, molto divertenti, tutti in audio italiano. E poi da lì mi sono spostato con i Mugen, in sintesi picchiaduro per chi non li conoscesse. E da Mugen poi sono passato a, insomma, agli open board, che mi diverte tantissimo, perché tu con gli open board si va avanti, scorrimento, ti fai le trasformazioni. Insomma, sono dei processi molto più complessi, vari tipi di inquadrature, puoi davvero realizzare tutto. Molto molto complicato, perché parliamo di codici infiniti, di frame infiniti, non dico proprio, cioè ore e ore interminabili di lavoro notturne. Ci puoi dire quanti livelli c'ha questo gioco, Gino? Allora, questo qui di Goldrake, siccome io per Goldrake ho un debole, e quindi diciamo è un amore infinito, parliamo di oltre 50 livelli. Grande, tanta roba. Tra l'altro, tra un livello e l'altro ci sono i filmati della puntata, diciamo, in questione, quindi la persona gioca in quella puntata specifica, ovviamente in audio, in italiano. Comprende tutti i tipi di insomma, tutte le armi, tutti gli agganciamenti, addirittura ecco qua, come in questo caso ci sta il battiscafo spaziale, che lui utilizza una sola volta nella serie,
e quindi tutto manca nulla in Goldrake. Si comincia insomma con Actarus in prima persona per poi raggiungere il disco, la fuga dal pianeta Flid, per chi conosce la storia, e poi fino ad affrontare Rebecca. Dopodiché c'è la sorpresa che inizia a combattere Mazinga contro Goldrake. Quindi da lì poi insomma arriva Ghetta Robot, si combatte contro il Dragosauro, e diciamo ho cercato di fare, ecco qua, poi questo ad esempio è un'inquadratura dall'alto. L'unica persona che è riuscita a fare l'open board con questa inquadratura sono io, perché ho dovuto ingannare il programma. Sono tutti dei codici molto molto particolari, perché open board è stato creato per giocare in senso orizzontale, quindi sparare in verticale non è mai stato possibile per nessuno. Con codici insomma infiniti, ingannando un po' il programma, ci sono riuscito ed è stata una bella soddisfazione. Ovviamente ogni stage, qualsiasi tipo di inquadratura, che tu sei in prima persona con Goldrake, che tu combatti lì, lo guardi lateralmente dall'alto, ci sono sempre le trasformazioni, sempre gli agganciamenti. Ecco qua, questo è, ad esempio è il quadro di Mazinga contro Goldrake con i due mostri uguali al film. Poi qui ci sta il combattimento in cielo, dopo da qui poi verrà l'astronave nemica, più altri due mostri, più il Dragosauro, eccola qua. Se ricordate il film Mazinga contro Goldrake, qui poi si uniscono, perché Koji prende il grande Mazinga e insieme combattono contro insomma l'astronave. E tanta gente ti sta dando dei complimenti, Gino. Grazie. E poi ti chiedono anche se si può scaricare questo gioco. Si può scaricare. Tutto quello che io realizzo lo potete trovare sul mio canale, sempre, da sempre, da oltre 3 anni che faccio queste cose, in modo totalmente gratuito. Non accetto nemmeno le donazioni, non sono interessato ad alcun tipo di donazione, nulla. Quindi io lo faccio solo per passione e mi diverto insomma a condividere. Qualcosa che non c'è, se qualcuno vuole, magari qualche Mugen che a volte devo togliere per causa di spazio su Mega, su Drive, basta che mi scrive in privato, io glielo mando tranquillamente senza alcun tipo di problema. Adesso vedremo un altro, si vedrà un altro gioco che hai fatto tu. Questo è quello basato su Lupin? Sì, questo qui è basato su Lupin, prima serie. Lo faccio vedere così. Vai, vai. L'audio ci sta, perché questo l'audio è stupendo. Sì. Ovviamente ci sta l'intro. Questo è basato sulla prima serie. Quindi Lupin Jack Averno, è l'unico Lupin che a me piace, quando Margot si chiamava Fuchiko, il suo vero nome. E partiamo con la mitica 500, insomma, contro le mitiche auto della polizia meravigliose che ho sempre amato. Queste tipo squadrate così. Eccolo qua. Qui abbiamo Jigen con la pistola che spara. Questa è una demo perché è ancora in costruzione. Ma qualcuno ti dice una domanda, hai avuto problemi legati al copyright? No, questa è una domanda che mi fanno spesso. Diciamo che io vado tutto free live, non prendo soldi, non è per soldi, non è per vendita, nulla, non è a scopo di lucro, quindi non ho mai avuto di questi problemi. Cioè, quello che fa Gino è regalarci la sua passione. Sì. Regalarci la sua passione, quindi è come chi cita ad esempio un autore all'interno di un testo, via dicendo, fa riferimento diciamo a quest'autore senza ovviamente Alex dice anche a questo avere nessun guadagno ad utilizzare di queste cose. E infatti Gino ha fatto come premessa quello che è tutto disponibile, cioè non c'è niente di vendita, insomma, è un, come ho detto, è un regalo. Io penso che è una cosa straordinaria quello di regalare appunto una passione come questa che lui ha per i cartoni e per i videogiochi un po' a tutti, e io lo ringrazio tanto e penso che in questo momento molta gente è contenta di quello che sta vedendo.
Perché sono, stanno un po' tutti quanti, tutti con la bocca aperta in questo momento.